Grazie Presidente, bisogna dire che è stata ancora una volta una grande impresa arrivare in aula con questo regolamento. Per chi ci ha seguito, lo scorso anno, a dicembre 2019, è stata approvata con un percorso simile la delibera di Assemblea Capitolina del 91-2019, appunto, che è l'attuale regolamento OSPE-COSAP. Io non conosco tutte le ragioni per cui ogni volta che si discute questo regolamento su iniziativa consiliare vengono interessati ben sei tra dipartimenti e uffici, mentre poi magari analoghe delibere di giunta ne coinvolgono molti meno. Questo è un interrogativo che lascio ai costeri, insomma, è un fatto un po' particolare. Possiamo anche aggiungere l'espressione di parere di cinque commissioni su questa proposta, mentre appunto la proposta di giunta o le proposte di giunta passate nel percorso passano per due commissioni, insomma. Quindi poi c'è una diversità anche nel percorso che fanno queste delibere, le cui motivazioni non mi sono note. Detto questo, che è un percorso amministrativo, insomma, un po' anomalo, entriamo nel merito della proposta che ho presentato, voglio far presente, a maggio 2020. Perché è stata presentata a maggio 2020? Perché a marzo si è verificata un'emergenza pandemica che probabilmente dal dopoguerra è l'emergenza maggiore che ha affrontato il nostro paese. Questa emergenza ha colpito le attività produttive e ricettive, come tutti sappiamo. In quell'occasione, bisogna dirlo, varie forze politiche hanno presentato le loro proposte politiche consiliari, come i Fratelli d'Italia, il PD, io. E successivamente, quindi queste proposte sono state presentate tra il 9 e l'11 maggio, successivamente la delibera di giunta, che è divenuta poi delibera di Assemblea Capitolina l'81-2020, a fine maggio, che è stata votata con gli emendamenti approvati dall'Assemblea Capitolina a luglio 2020. Ecco, è bene ricordare il percorso perché è importante, perché secondo me qualcuno si sta perdendo, qualcuno non riesce a comprendere cosa e perché oggi stiamo discutendo di nuovo del regolamento OSPE-COSAP. Ecco, la mia proposta, a differenza delle altre tre proposte che sono state depositate a maggio, era una modifica della disciplina sia ordinaria che straordinaria, per cui la parte ordinaria è rimasta in piedi, la parte straordinaria conteneva ancora elementi aggiuntivi rispetto a quanto è stato poi approvato nella delibera 81 del 2020. Nel frattempo anche il governo si muoveva e faceva dei decreti che hanno modificato anche quelli che sono i presupposti su cui era basata questa delibera. Quindi poi alcune cose che ho dovuto ipotizzare nella mia proposta naturalmente non si sono verificate nel decreto del governo e ho dovuto iniziare le prime modifiche. Successivamente, essendo una delibera complessa ed essendo intervenuto un decreto governativo e essendoci sì degli elementi di criticità, ci sono stati pareri negativi e è iniziata una fitta discussione con tutti gli uffici che erano stati interessati per comprendere le motivazioni e le osservazioni e formulare degli emendamenti che superassero o che intendessero superare questi pareri negativi. Siamo entrati nel dettaglio di ogni singola obiezione di questi sei uffici e abbiamo formulato prima una serie di emendamenti nel Diciamo 2020 sintesi. e poi una ulteriore insieme di emendamenti quando sono stati chiari tutti gli elementi che il governo aveva portato a supporto dell'iniziativa. Quindi noi avevamo già inserito da maggio l'esonero della COSAP, poi è intervenuta una delibera di giunta che ha fatto direttamente questa cosa e quindi abbiamo espunto dalla proposta questo punto. Sono stati definiti dei termini laddove si prevedeva il silenzio assenso per le procedure e procedimenti di concessione di suolo pubblico, sono stati superati dalla delibera di giunta e quindi sono state modificate queste osservazioni. Sotto suggerimento degli uffici abbiamo introdotto anche delle innovazioni, la Polizia Locale ci ha detto come migliorare il regolamento e noi di buon grado abbiamo inserito queste innovazioni in alcuni di questi emendamenti. Lo vedremo poi nella discussione dei singoli emendamenti, però ritornerei alla domanda principale, perché siamo qui? Perché
a 9 mesi dal deposito di questa delibera. Signori consiglieri, vi dovete svegliare. Ci sono migliaia di aziende, decine di migliaia di posti di lavoro che si stanno perdendo. Per questo siamo qui. Non stiamo giocando. Fare ostruzionismo su questa delibera è una cosa veramente pessima. Voi avete naturalmente a livello politico tutta la, diciamo, volontà e prerogativa per poter decidere di fare ostruzionismo, però farlo in questo caso, a mio avviso, è veramente deprecabile, insomma, è veramente triste. Piuttosto che entrare nel merito degli emendamenti, si è detto che la delibera è complessa. Tutte le delibere sono complesse, tutti i regolamenti sono complessi. Ho visto che le opposizioni sono entrate ad esempio nel regolamento delle botticelle, molto nel dettaglio di alcuni articoli, evidentemente se l'erano letto. In questo caso non ho questa grande informazione sul fatto che le opposizioni siano entrati nel merito dei contenuti della delibera. Forse era più semplice non farlo, però è un altro modo di fare politica. A volte è più semplice fare ostruzionismo che proporre dei contenuti aggiuntivi rispetto o alternativi a quelli proposti. Bisogna conoscere tutto ciò che è il percorso che la Commissione ha seguito costantemente. Quindi io penso che per le delibere che ho trattato in commercio ho avuto sempre un atteggiamento trasparente, di massima trasparenza, e così continuerò a fare per il breve tempo che manca alla fine della consigliatura. Però invito a una riflessione sull'atteggiamento, perché oggi ci sono ancora tantissime imprese che stanno fallendo, ci sono altre che potrebbero fallire anche in conseguenza della mancata approvazione di qualche emendamento che potrebbe costituire tra loro la differenza tra il fallimento e la speranza di una ripresa. Ecco, questo è quello che voglio chiedere alle opposizioni. Voglio chiedere responsabilità, perché si può fare, si può avere l'atteggiamento che si vuole, ma mettere il decoro prima del lavoro penso che sia, in questa condizione pandemica, un qualcosa di un pochino triste. Bisogna mettere il decoro insieme al lavoro e non in opposizione al lavoro. Bisogna capire lo spirito con cui stiamo cercando di rivisitare questo regolamento, uno spirito anche umile che ha portato a ritirare 31 emendamenti proprio con l'obiettivo di portare avanti un risultato certo e stabile per le imprese, laddove avremmo voluto anche fare di più, le OSPA, gli artigiani, le OSPA, le librerie che sono in grave crisi, accogliendo i pareri negativi dei dipartimenti, ob torto collo siamo stati costretti a ritirarli. Speriamo, con la discussione con gli uffici che continueremo dopo l'approvazione di questa delibera a portare avanti, di poter far comprendere quanto è profonda e grave la crisi e di cosa c'è bisogno per affrontarla. Ecco, io avrei concluso, Presidente, e mi auguro che già da domani o da giovedì potremo dare questo segnale di vicinanza alle attività produttive che sono veramente in una sofferenza che probabilmente non hanno mai provato dal momento della loro fondazione. Grazie.